Ciao a tutte! Oggi facciamo un altro video su Shein o Shein. Vi dico che questo è il mio secondo ordine e l'ho fatto veramente poco dopo aver fatto il primo e al momento ho già fatto il terzo ordine e quindi lo sto aspettando più avanti. Sto diventando un problema questo Shein. Allora, sono stata molto contenta del primo ordine e devo dire che nel secondo ordine, insomma, il primo è un po' di prova di solito, no? Nel secondo ordine mi sono fatta un po' più furba e credo di aver preso delle cose ancora migliori. E oltretutto, nel secondo ordine, ho preso anche delle cavolettine che adesso vi farò vedere, che sono molto carine. Ne ha approfittato anche mia sorella e mi ha detto: visto che devo ordinare, prendo qualcosina anch'io, quindi vi farò vedere anche le cosine di mia sorella. Allora, cominciamo con, per ultimo tengo il vestiario. Ok, quindi cominciamo con le varie ed eventuali. Come prima cosa vi faccio vedere questa borsa che è molto molto carina, molto capiente. Alla fine credevo fosse più grande, ma in realtà è capiente ma compatta in un certo senso. È super carina, magari un po' autunnale, però era veramente bella e mi serviva una borsa capiente. Secondo me queste borse qua vanno bene anche magari per andare in aeroporto o cose così, sono molto utili. Allora, le bretelline sono così, sono un po' fini. Vediamo come vi faccio vedere. Le bretelline sono così, sono un po' fini ma non troppo, fanno il giro e sono cucite. Quindi vediamo, perché di solito con queste borse il problema sono sempre le bretelle, quanto tengono, perché essendo che possono tenere un bel quantitativo di roba. Poi la sua cerniera per chiuderla, che non tutti questi tipi di borse hanno. Vedete qua la sua cerniera, quindi io la posso chiudere. Adesso io ci ho già messo tutte le mie cose, però si chiude tranquillamente. E dentro ha anche una cernierina piccola, una tasca piccolina con una cerniera, che è da che parte? Di qua. Eccolo qua. Che è di qua. Eccolo qua. Qua una piccola cernierina. Le cerniere funzionano bene, sembra bella, non ha odori strani particolari. E come potete vedere è strapiena di roba. E questo mi porta al mio secondo acquisto, che è questo qui. Che è qua dentro della borsa. Eccolo qua, questo è un organizer per borsa, è in feltro, ci sono un sacco di tasche dentro e fuori e io ci ho ficcato tutte le mie robine perché sono già pronta a partire praticamente, e quindi qui ho tutte le mie cose. Ci sta veramente tanta roba, ci sta veramente tanta roba. Cioè, guardate solo il fodro dei miei occhiali da vista, occupa un casino di spazio. Ecco, quindi ci sta tutto. Ottimo, ottimo acquisto. Addirittura ci sta un bel pacchettone di salviette coreane, tranquillamente, qui di lato. Ci sta anche questo. Questo non li ho presi su Shein. Devo vedere se trovo quelle palline. Non so se Shein le abbia. Quelle palline da borsa che le metti dentro e raccolgono tutte le robine perché sono molto utili. Ok, e questo, ups, sì, e questo è, questi sono due acquisti. Poi, andiamo avanti. Allora, ho preso questo, direte che cacchio è? Allora, questo qui, praticamente voi ci mettete qua, quando cucinate, i cucchiai, quelle cose lì, le pinze, e fin qua tutto a posto. Il mio problema quando cucino, ho sempre un portacucchiaio, un portamestolo. Non so mai dove mettere il coperchio delle pentole. Ed è per questo che questa cosa ha una pinnetta. Praticamente voi appoggiate il coperchio qui, qua si ferma dove ha di solito il pomello. E funziona perché ho provato con dei coperchioni grandi di vetro e funziona perché è bello solido. Questo è impiantato dentro, quando vi arriva lo trovate staccato praticamente. Però è bello solido dentro. E tiene veramente peso, quindi fantastico. Poi, queste cose mi sono arrivate circa una settimana fa, quindi ho già avuto tempo di testarle. Le ho testate per bene per voi. Ok,
preso questa spugnetta che serve per struccarsi. Se vi ricordate, tempo fa avevo parlato della mia spugnetta di Daiso che utilizzo, mi piace molto, che ha i peletti più lunghi però, ed è rotonda. Allora, ho provato questa. Mi è piaciuta tantissimo. Da premettere che io le spugnette le utilizzo sempre comunque con uno struccante abbinato. Teoricamente potete anche passare direttamente solo con l'acqua, ma io preferisco usare uno struccante perché mi sembra di tirare meno la pelle. Quindi al momento ho questo struccante un po' in schiuma, in spuma, non so come dire, e quindi l'ho provato. Solitamente vi dico, con quella di Daiso io faccio una volta, faccio tutto il viso, faccio occhi, faccio labbra, poi giro la spugna, passo la seconda volta viso, faccio occhi e faccio labbra, e così praticamente il tutto si è tolto. Con questa, non so per quale motivo, io ho fatto una parte, ho fatto tutto, ho fatto occhi, ho fatto bocca ed era già andato via tutto. Compreso, avevo anche la colla glitter con i glitter. Quindi mi è piaciuto veramente tanto. Non mi ricordo esattamente il costo, ma costa veramente poco. Se prendete quella, do una, altrimenti ci sono anche i pacchettini che ne hanno più di una. Però ho voluto prendere questa perché era nera e quindi l'altra che ho è bianca e non si vede assolutamente niente quando è sporca. Comunque, io quando ho finito di usarla le lavo sempre con un po' di sapone e restano sempre belle nuove. Fantastica. Poi abbiamo un altro aggeggio. Oh, facciamo così: abbiamo questo aggeggino, che è la fine del mondo. Eccolo qua. Questa è una lucetta. C'è in versione bianca e in versione rosa, con spina europea o spina americana, se non sbaglio. Questa lucetta pensavo fosse una di quelle lucette che si accendono quando passi. E invece è molto particolare perché ha un sensore qui al centro, c'è un piccolo sensore e praticamente rileva quando è buio e si accende e rimane accesa. Ed è bellissimo, fa questo cuoricino rosa che è fantastico. Io l'ho messa ad esempio in corridoio al secondo piano, su dalle scale, perché così non devo neanche accendere la luce da giù per venire su dalle scale, perché vedo già, fa parecchia luce che riesco a vedere, a fare le scale e ad arrivare su. Ne ho già ordinato un'altra perché ne metterò un'altra giù. Secondo me è super carina. Poi, ovviamente, se non siete a casa, staccatela perché sennò questa va sempre. Poi abbiamo questo cosino qui. Questa qui è una, come posso chiamarla? Una cialda riutilizzabile per la Nespresso. Spero di averla pulita bene. Riutilizzabile per la Nespresso. Funziona molto bene. Ho provato a prenderne una intanto. Funziona molto bene. Si chiude in modo molto ermetico. Come potete vedere, non è facilissimo da aprire. E quella è una bella cosa perché altrimenti, quando mettete la polvere, poi rischiate che vi cada dappertutto. L'ho testata un paio di volte, l'ho testata con il caffè Lavazza normale e la prima volta ce l'ho messo e basta, ho fatto il caffè, è venuto un po' anacquato. La seconda volta ho fatto il caffè, ma questa volta dopo averlo messo dentro l'ho un po' pressato ed è venuto meglio, devo dire. Con la mia macchinetta ho la possibilità di accorciare quanto lungo o corto voglio l'espresso. Io solitamente lo bevo un po' più lungo con la cialda, con le cialde, quelle che si comprano già fatte, però probabilmente se lo aggiusto un po' più corto, credo venga un caffè abbastanza buono. Poi ho preso anche questo cosino qui per la cucina. Allora, io ho il rubinetto del lavandino, che è di quelli che scendono tipo così, e non so mai dove cavolo ficcare le spugne, cioè va a finire che le metto sempre dietro. E allora ho preso questo cosino qui, praticamente qui si apre, ce la possiamo fare, qui si toglie, voi lo ficcate dove c'è il tubo, il tubicino che esce del lavandino, sì. Poi ci mettete questo, quindi prende la misura di quello che voi avete, e poi lo chiudete e lui resta bello saldo lì. Ho provato a metterlo tipo verso di me così, e poi visto che avevo spazio l'ho girato dietro, quindi ce l'ho meno lì in mezzo, ecco, diciamo. E mi trovo bene. Poi abbiamo questo aggeggio.
Questo aggeggio che io lo cercavo su Shein e ho fatto fatica a trovarlo e poi l'ho trovato per puro caso perché era pubblicizzato come qualcosa di diverso, come uno stamping per ombretto. Allora, questo aggeggio è fatto così, c'è questo cosino qui e poi avete tutti questi cosini in silicone, uno per occhio. Che posso fare? Uno per occhio, sono in paglia. Allora, abbiamo, vediamo se riesco a prendere uguali. Abbiamo questi due qui. Questi due qui, fatti così, aiuto, ok. Poi abbiamo questi due qui. E infine questi due qui, quindi arriva con tre paia. Questi qua praticamente voi li infilate dentro. Sono in silicone morbido e quale occhio è? L'altro, questo, ok. La mettete qui e poi andate con il vostro ombretto e fate la cat crease. Ecco, io ci ho provato, questo è il mio secondo tentativo. La prima volta, se vedete il mio scorso video, noterete una lineetta molto molto lieve perché sono andata super leggera perché avevo paura di fare danni. Questa volta sono andata un po' più pesante, poi ci ho messo dei glitter sulla palpebra mobile. Uno mi è venuto meglio dell'altro, credo sia questo. Questo è venuto meglio di questo qua. Comunque, per essere la seconda volta non è male. Dal vivo, secondo me, rende di più che in foto. Ho provato a fare delle foto, ma non rende molto. E quindi ecco cosa servono questi cosini qui. Questi cosini qui servono per fare la cat crease. Quindi se volete provarla? Io non avevo neanche mai fatto le cat crease, quindi ho detto ne approfitto. Sono molto semplici da pulire, li ho lavati con l'acqua e sapone, li ho puliti con le salviette struccanti, sono semplicissimi da pulire. Poi, guardate che carino, ho un culetto di corgi, è bellissimo! Questo è un cuscino super super morbidoso e ha questo elastico dietro e praticamente questo sarebbe un cuscino da macchina. Sarebbe un cuscino da macchina. L'avevo preso inizialmente per metterlo nella macchina di Marcus, perché è quella che usiamo quando facciamo viaggi più lunghi, però sta meglio nella mia. La sua macchina ha un sedile un po'... è una Golf. Ha la testiera sopra che è un po' inclinata così e quindi per qualche motivo non ci sta benissimo. Invece io ho una 500 e invece mio avendo la testiera dritta, questo ci sta benissimo ed è super comodo, è super comodo ed è bellissimo, cioè veramente bello, veramente bello. E infatti questa volta ho ordinato anche la faccia del corgi, così lo metto sull'altro sedile. Poi forse devo prendere qualcosa per pulirmi di questo. O lo facciamo dopo? Lo facciamo per ultimo, così poi mi pulisco. Allora, spero di ricordarmi. Allora, su Shein vi danno questi punti li avete facendo il check-in ogni giorno. Quando acquistate l'ordine vi danno dei punti e quando fate le recensioni vi danno dei punti. Quindi avevo accumulato un pochino di punti e ho detto con i punti prendo qualcosina e ho visto questa cosa, ho detto questa qua la prendo per Marcus con i punti. Aspettate. Questo è un portachiavi fatto ad aletta fritta. È anche abbastanza, ha un certo peso ed è di plastica, sembra. Ed è veramente super realistico, cioè veramente super realistico. A Marco si è piaciuto molto perché lui è amante del pollo fritto, quindi a lui è piaciuto tantissimo e quindi adesso ha detto che non sta pensando se lo mette in macchina oppure se lo mette sullo zaino. Adesso vediamo esattamente dove deciderà di metterlo. Poi ho preso questo aggeggio per la mia doccia. Ho preso questo cosino in silicone. Allora, la mia doccia ha già un ovviamente ha già un coso di metallo, però
Però è fatto con tutti questi buchetti e ho notato che è molto difficile da pulire perché questi buchetti sono un po' rialzati e graffiano tanto. Quindi se ci vai con qualcosa rischi anche addirittura di tagliarti, per dire. E in più, per qualche motivo, essendo che è incastrato dentro, cioè si toglie facilmente, però va all'interno. Quando uso il balsamo generalmente o la maschera capelli, si crea questa sorta di film intorno che mi fa un po' schifo, devo dire, intorno e poi va tipo a infilarsi sotto. È una roba che odio. E quindi ho preso questo, cosa ho fatto? Ho tolto direttamente quello di metallo e ci ho messo questo. A parte che i colori vi arrivano totalmente a random, però è molto carino con questo, in questo blu. E devo dire che mi piace veramente tanto. È semplicissimo da pulire, non ho più quel problema che sotto mi si infili qualcosa di balsamo o maschera. E forse avete visto anche qualche pelucchetto. Scusate, ma ho appena tolto della mia doccia. E super semplice da pulire. I capelli si tirano via in un attimo. Li ho risciacquati sotto l'acqua. Cioè, un secondo, guardate che bello, bello pulito. Cioè, io adesso qua non l'ho neanche lavato per trarlo fuori. Ho fatto la doccia prima, si è già seccato, non vi resta alcun tipo di melma attaccata dietro. Fantastico. Poi ho un pelucco. Ok. Ho preso queste qui, sono arrivate un po' schiacciatine, non importa. Sono un po' schiacciatine. Ho preso queste qui, queste sono praticamente sono delle cose di carta. Delle cose di carta forno per la mia friggitrice ad aria. Sulle mie funzionano, la mia non è particolarmente grandina, però ci stanno bene. Ne ho provate due di queste. Allora, sono le prime che provo. Per stare ci stanno. Mi piacerebbe se fossero anche possibilmente più alte i lati, sarebbero un po' più comode. L'unica cosa è che dovete riempirle, nel senso che dovete proprio riempire tutto quanto, perché ho notato che tipo se ci mettete una cosa dentro, con l'aria della friggitrice ad aria tende a muoversi molto e quindi tende poi ad arricciarsi molto e a chiudersi. Quindi è fatto più per tante cose, perché io in friggitrice ad aria ci faccio di tutto, ci metto anche invece di usare il tostapane, ci butto anche per dire la fetta di pane, solo che svolazza molto praticamente se avete solo una fetta di pane. Poi ho preso due di questi aggeggini qua, ve ne faccio vedere uno. Questi li ho visti da una ragazza qui su YouTube, della quale non ricordo il nome, ma magari poi ve lo metto qui sotto. E questi aggeggini qui servono per appendere gli asciugamani. Agli scaldasciugamani praticamente, scaldasciugamani, scaldaserviette. E avevo paura che non funzionasse sul mio perché nelle foto si vede proprio che il paletto dello scaldasciugamani è proprio cilindrico e invece il mio è un po' più schiacciato, quindi ho detto oddio, magari scivola. E invece ci stanno molto bene, ci stanno molto bene. E ne ho presi due perché io metto sempre il mio asciugamano corpo e il mio asciugamano capelli lì. E invece per Marcus ho preso un altro appendino. Appendino, un altro portasciugamani in poche parole per mettere il suo. Poi ho preso questo cosino che è super carinissimo. Credo ci fossero stati anche degli altri animali tra i quali scegliere e anche qualcosina di Natale, ma tanta roba era già sold out. Questo è fantastico. È veramente fantastico ed è un koala, neanche tanto piccolo perché ha anche una bella misura. E è un koala porta stuzzicadenti. Adesso ve lo faccio vedere. Voi avete questa cosina qui, le schiacciate ed esce lo stuzzicadente. È carinissimo. Poi ho questo aggeggino. Questo aggeggino. Allora ho una parte che si stacca sempre. Adesso vi faccio vedere. Ah, stavolta non si è staccata, vabbè. Allora, voi avete queste due protezioni. Da una parte avete il levapelucchi, non gira, è proprio questa retina qui. E questo qua invece è più per una spazzolina, quindi credo più per peletti e robe del genere. Io vi posso parlare per quanto riguarda questa parte, perché l'ho provata subito, per togliere proprio quei pelucchetti e
Si va da Dio, funziona molto bene. Poi dicono che si possa semplicemente risciacquare. Infatti ho ancora qualche pelucco dentro. Si può togliere questa robina e si può risciacquare. E questo è fantastico. E io questo qua me lo porterò sempre in valigia. Se volete anche in borsa. Magari di solito quando si fa un viaggio un po' più lunghino in valigia. Super pratico. Poi tengo per ultima una robina che ho mia. Vi faccio vedere delle robine di mia sorella. Allora, cosa abbiamo qua? Le ho messe da parte perché le dobbiamo portare. Allora, ha preso questo cosino qui che serve per appendere le cose al muro. Aspettate che lo monto. Avete questo bastoncino di legno da passare dentro e una cordina che avevo già annodato. Eccolo qua. Questo qua non potete scegliere la fantasia. Ne hanno tre, credo. Adesso è un po' schiacciato. Però è molto carino. Eccolo qua. Lo vedete tutto. Ok. È così. Poi si appende. Si appende così e qua avete queste taschine che sono anche belle, belle capienti, devo dire. Di roba ce ne sta. Molto carino. Poi, tra gli acquisti di mia sorella abbiamo anche... Ho anche una maglietta che vi farò vedere più tardi. Sempre delle sue, non è la mia taglia, però ve la faccio vedere lo stesso. Ho delle cose che devo ancora... che non ho aperto. Magari queste le apriamo. Beh... Ve la faccio vedere da così, così se le apre lei. Ha preso questo portachiavi, super super carino, rosso, è fatto tipo similpelle, morbidino, molto carino questo, molto carino. Sembra un portachiavi, a volte li fa tipo, chi è che li fa? Tipo il Yujo, quei portachiavi da attaccare alle borse sono molto carini. Poi ha preso delle cuffiette, perché mi ha detto che le cuffiette hanno dei prezzi stracciati a quanto pare su Shein. Io non le uso molto questo tipo di cuffiette, comunque lei ne ha prese tre. Ha preso quelle fatte così. Ok. Poi ne ho preso un altro paio di semplici fatte così. Queste sono super carine. Queste qua hanno il logo tipo M&M's. Vedete lì? Aspettate. Scapparmi, vabbè. Aspettate, che queste li apriamo. Ah, ma queste posso aprirle? Ma forse anche gli altri li potevo aprire. Vabbè, eccoli qua. Ok, vediamo se posso aprire anche il cuoricino. Io mica lo sapevo che potevo aprirlo così. Ah, il cuoricino è da tagliare. Vabbè. Scusa, Katie. Porca miseria. Ok. Questo è il cuoricino. Non ha un odore particolare. A volte queste robe qua hanno degli odori un po'... Perché li devi lasciare fuori in balcone una settimana. Vi faccio vedere le altre cuffiette. Non hanno niente di particolare. Ma anche il sacchetto. Ma quante robe. Un doppio sacchetto. Ok. Ah, come sono fatte queste? Così. E le prime che vi ho fatto vedere, anche queste, doppio sacchettino, sono fatte così. Ok, poi ha preso dei braccialettini, eccoli qua. Questi qua non stanno dritti per qualche motivo quando li indossi, non stanno dritti, c'è oro, bianco, verde e rosa, però non stanno dritti. Ad esempio questo è quello oro, vedete che sta un po' strano, sta un po' di rotto così, però sono carini. Io non ho un polso particolarmente largo, ho un polso anche abbastanza stretto. C'ho la rumba che parla se sentite qualcosa. Che si è incastrata, devo andare a recuperare. Mi sono dimenticata.
Ok, poi invece la maglietta ve la faccio vedere dopo. E come ultima cosa di queste robine vi faccio vedere questo qui, questo famoso portasapone, perché questo è molto famoso. In realtà era questo sapone giapponese che era fatto così. Allora, intanto è parecchio grande, lo pensavo più piccolo ed è molto molto solido, cioè questa plastica è molto molto solida. E allora, la leggenda narra che si debba fare un misto tra sapone liquido e acqua, trovare la giusta percentuale e in quel modo voi, una volta che schiacciate, avrete questo fiorellino sulla vostra mano. Questa cosa non è successa, ci ho provato, dipende molto dalla consistenza del vostro sapone, forse quello che stavo usando non andava bene, quindi dopo aver buttato via un bel po' di sapone praticamente. Ho letto il commento di questa ragazza che ha detto: basta che mettete quelli di Bath & Body Works, hanno questi foaming soap e funziona. E quelli sono i miei preferiti e ne ho un paio a casa, quindi ho detto vabbè, travaso qua dentro, l'ha fatto e funziona. Adesso vediamo che se non mi fa fare subito cilecca così facciamo una figuraccia, vi faccio vedere. Dovete pressare in maniera molto forte. Adesso io non sono appoggiata, è meglio ovviamente appoggiato in una superficie, schiacciate veloce e vi esce il fiorellino. Quindi adesso vediamo se la faccio così, un po' sospesa. È carinissimo! E questo dovrebbe essere il giusto quantitativo, perché questo qua in realtà è un botto di sapone di questo genere qui. E quindi super carino. Questo qua è profumato all'uva, buonissimo. E quindi ho sentito qualche ragazza che le ha mandato indietro perché non riusciva a farlo funzionare. Se vi prendete i saponi, quelli foaming soap di Bath & Body Works, potete farlo funzionare tranquillamente. Devono avere un negozio forse a Milano e hanno comunque il sito dai quali potete acquistarli e a volte credo anche nel sito, solitamente io li prendo in base, fanno le promozioni tipo prendi 4, paghi 3 perché costicchiano. Però durano veramente tanto perché vi dico, questo è il quantitativo che voi utilizzate per lavarvi le mani e non di più. Quindi adesso qui sembra che io non abbia neanche tanto liquido, però quello che preleva, non so come dire, il cannuccetta che va dentro arriva proprio fino al fondo, quindi posso utilizzare tutto tutto il sapone. Bene, vi ho mostrato tutti i gingilli e adesso vi mostro anche i vestiti. Qua. Allora, primo outfit, questa è la maglietta di mia sorella che è fatta così qua sul collo. Questa è una 1X, per me è un po' piccolina, per me è decisamente un po' piccolina e anche la manichetta un po' corta per i miei gusti, però lei dovrebbe andare bene. Io ho decisamente le spalle più larghe e anche no, cortina no, diciamo che è giusto. E poi ho preso questi leggings, questi sono un'altra 1X. Stanno da Dio, questa volta li ho presi più piccoli, l'altra volta ho preso una 2X, erano troppo grandi, e invece questi vestono proprio bene, non sono larghi di gamba. Ho scelto anche un misto cotone, e quindi mi piacciono veramente tanto, vita alta. Poi qui abbiamo una giacca, di questo ho preso una 3X perché volevo che vestisse proprio larga, questa si chiude tranquillamente. Se la volete, magari che vi stia un po' più giusta, anche una taglia in meno va bene. Comunque, questa l'ho presa apposta proprio per tenerla così da buttare sopra a qualcosa. E sotto vi faccio vedere la maglietta che invece è una 1X. Questa è la maglietta, è un po' cortina sul davanti rispetto ad altre, ma niente di catastrofico. È questa magliettina così, ha la manichetta così, un po' più lunghetta che a me piace, e il dietro ha la particolarità di avere il dietro praticamente lungo. Quindi una magliettina carina, insomma. Poi abbiamo un'altra magliettina, questa qua è sempre una 1X al collo che veste un po' strano perché è tipo la coreana, quindi resta alzato, però le potete anche girare. Aspettate che lo giro. Ok. È fatta così, non è proprio la mia preferita, ecco, diciamo, per come, non lo so, non veste proprio male, però non so se sono queste righe qua in mezzo. Fatta proprio così a camicetta e anche una piccola ruche sulla spalla che è carina. E poi ho preso invece questi pantaloni che sono una 2X. Questi sono dei pantaloncini in jeans
Non hanno i bottoni e le cerniera, ma hanno la banda elasticizzata e mi piacevano tutti strappati così. E volevo degli shorts che non fossero shorts praticamente, che non fossero corti. Ci sono anche delle belle tasche e secondo me sono carini. Ovviamente non li metterò con questa maglia qua perché non c'entra un tubo. E adesso vi faccio vedere l'ultima cosa che ho Ed ecco preso. qua il mio ultimo acquisto. Questo è un pigiamino super, super morbido. Veramente è eccezionale questo tessuto qua. C'è scritto Let me sleep, che vuol dire lasciami dormire, che è il motto della mia vita praticamente. E ha questi pantaloncini. Ero terrorizzata dal fatto che nelle foto la modella sembrava li avesse tipo qua. Adesso io li ho tirati un po' giù. Infatti, vedete un po' il cavallo qua largo. Io li ho tirati un po' giù, sono tipo qui. E altrimenti li potete tirare su, magari vestono un po' meglio, però ovviamente diventano più corti. E i pantaloni di questi vestono grandi. Questa è una 2X. La maglietta va bene, è comoda perché deve essere un pigiama. I pantaloni sono un po' giganti, però vabbè, tanto lo metto per andare a dormire. E niente, con questo vi lascio, con il mio pigiamino vi lascio. Per il video di oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!